Ciao! Eccomi tornata per un nuovo video e vi volevo far partecipe ad alcuni miei acquisti fatti sabato e oggi. Dunque, parliamo di acquisti e un ordine della Help. Gli acquisti sono della Essence, Essence Kiko, Laila e che altro? Una nuova linea cosmetica che ho trovato stamattina che mi hanno detto che è professionale. Poi non so, magari mi fate sapere, magari se la conoscete, se l'avete provata, che si chiama Flormar. Mi hanno detto che è professionale. Comunque, poi vi farò vedere cosa ho preso e magari mi fate sapere se l'avete acquistata, se l'avete già provata, se l'avete mai sentita. Quindi, veniamo a noi. Elf, ho fatto degli acquistini molto, molto, molto belli che io avevo già visto in precedenza in alcuni video e poi ho fatto il pensiero di provare anch'io questi prodotti. Allora, partiamo col pennello della linea studio, il Power Blush. Quindi che tutti conoscete, ormai lo conoscete tutti. E che dire, è morbido al tatto, solo che mi è arrivato così, cioè mi è arrivato tutto spelacchiato già tutto con i peli alzati, vedete? Non so se si vede. Comunque mi è arrivato già con tutto quasi un po' tutto rovinato. Comunque, contattando la Elf, mi hanno detto che comunque era normale, facendo qualche lavaggio dovrebbe andare bene. Speriamo. Poi ho voluto provare sempre della linea che linea è? Vedete? Vedete? Un pelo che è caduto. Aspettate. Eccolo, il pelo del pennello, non dico bugie. Il cream eyeliner blé, l'ho preso blé, quello con il pennellino vicino e l'eyeliner blé notte, che devo dire la verità. C'ha un odore un po' sgradevole, devo dire la verità. Comunque, quando l'ho visto ho detto, oddio, me l'hanno mandato nero. E invece no, guardando meglio, me lo hanno spedito come lo volevo, in effetti. Vabbè, poi, continuando sempre con la F, ho preso due primer per occhi, sono ancora tutti confezionati perché questi li ho presi di serva, perché uno già ce l'ho, mi sto trovando abbastanza bene e l'ho voluto prendere per riserva per non star sempre lì a comprare, allora ho fatto un piccolo rifornimento. Poi ho preso questo rossetto, anche il lucido. Questo è il rossetto e questo è il lucido. Vi faccio un piccolo swatch. Un rosa un po' troppo acceso, un po' acceso. L'odore non è dei migliori, come tutti i gloss della Elf, a quanto pare, almeno tutti quelli che ho usato io, sono, vedete, così. E poi c'è il trasparente lucido semplice dall'altra parte.
Poi, e questo è il lip stain della linea studio, sempre. Sì. Non c'è il numero, no, lip stain. E queste sono tutte cose che ho voluto prendere per conservarmi, perché comunque ho già tanti gloss, lucidalabbra, rossetti, però questi li ho voluti prendere per provarli e poi magari conservarmi. Allora, ho preso un Flying Pink Light Glaze. Oddio, sta luce. Vediamo un po'. Così. E un Pluming Lip Glaze. Praticamente questo qui è un color corallo, si vede malissimo, purtroppo, ma è un bel color corallo, ecco, forse così. Dalla telecamera sembra proprio scurissimo, mentre vi dico che è un bel color, bel color, non mi viene il nome. Coral. Coral. E niente, poi quando lo userò vi dirò come mi sono trovata, eccetera, eccetera. E lo stesso vale per questo. Questo invece è un po' più scuro rispetto a Coral, rispetto a quello, ma sempre con le tonalità più o meno del rosa. Poi ho preso il famosissimo Complexion Perfection, che vabbè, comunque sono tutte cose che finora ho provato solo un lip gloss che poi vi farò vedere. Comunque, tornando a noi, questo è il Complexion Perfection. Voilà, lo specchietto. Ma vedremo, 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 vedremo anche questo. Poi ho preso un altro eyeliner cream, però questo forse sarà perché è della linea Vecchiotta, credo. Non esce, ovvio. E oddio, non esce. Non esce il eyeliner, eccolo! E l'ho preso bianco, giusto per provare com'è. Perché io di solito ho sempre comprato gli eyeliner quelli nella confezione come di gloss. Quindi, però dovrebbe andare. Oddio, come scrivenza. Non è un granché, a quanto pare. Cioè ci vogliono molte passate per avere un bianco decisamente guardabile. Vedete? Queste sono già due passate, due ditate. Vabbè, poi vedremo sull'occhio, perché sulla mano alcuni prodotti sono belli. Poi bisognerà vedere sull'occhio come saranno, perché non tutti i prodotti hanno la stessa, diciamo, lo stesso colore visivo che si ha sulla mano. E io purtroppo me ne sono resa conto con tanti prodotti. Comunque, tornando a noi ancora, mi sembra che passiamo ora. Passiamo ora agli smalti della Elf. Allora, quelli che mi sono arrivati stamattina, un momento, eccolo qua. Sì, scatolo vuoto. Allora, per questo
ordine, ho preso questo. Non lo dice. Il nail polish color look technology. Niente, non lo dice il numero. Comunque, non c'è tutto. Comunque questo, che è quello che assomiglia un po' vagamente al Chanel, al famoso Chanel. Andiamo a vedere. E per concludere la Essence Life, forza voglio dire Essence, un po' fissata, i quattro gloss mandati in omaggio. Quindi voilà. I gloss in omaggio. Non ricordo se erano 4 o 5. Non mi ricordo, perché poi li ho tolti dalla confezione e l'ho un po' messi un po' ovunque. Comunque, questo è un rosa chiaro, quasi pescato. Questo è un color ciliegia che, come potete notare, l'ho già adoperato sabato e devo dire che ha un brutto sapore. Non mi piace come sapore, però come colore, insomma, si adatta. Rosa chiaro e un rosa un po' più scuro. E questi sono i quattro colori di gloss, che sono quelli praticamente che si gira la manovella sotto e si mette il prodotto. E questi li hanno regalati 2 settimane fa, sembra 2 settimane fa, una, due, non mi ricordo. Comunque, sì, forse 2 settimane fa, con un acquisto minimo di 30 euro, vi mandavano anche questi gloss. Poi, qualche settimana fa pure feci un altro ordine quando comprai per la prima volta appunto il primer per occhi. Non so se ve ne ho parlato già di questi altri smaltini che comprai. Comunque, non li ho ancora provati, però li ho provati su unghie tinte, diciamo, giusto perché voi sapete che a me, io sono un amante per le unghie e quindi anche perché faccio ricostruzioni unghie e di qualsiasi genere. Infatti sono abbastanza fornita, tutte cose professionali, tutte cose ottime. Comunque, tornando a noi, no, il video finisce domani. Questo è lo smalto. E questo con una passata ho visto che lascia ancora intravedere l'unghia sotto. Quindi comunque ha bisogno di due passate. È un colore molto bello, ma ha bisogno di due passate. Questo che dovrebbe essere uno dei colori nuovi che sono usciti adesso. Questo qua. Sembra rosso, ma non è. È come se fosse un pesca. Mentre quello che mi ha un po' deluso in verità, perché sul sito faceva vedere che era uno smalto color corallo, perché infatti si chiama Coral, ecco appunto, vedete? Coral, non è per niente Coral, eccolo qua. Oddio, dalla telecamera sembra Coral, ma vi assicuro che da vicino è rosso, non è un coral. Il color coral non è un rosso, per niente. Certo, ci sono alcuni smalti rossetti che fanno, diciamo, un rosso che va nel corallo, ma questo è proprio rosso, cioè non c'entra proprio col corallo, per carità. Comunque, questo.